Tanto ben per tutti ragazzi, sono Mr. Yuke e bentornati in questo nuovo interessantissimo video in cui andremo a parlare, a vedere di qualche rumor e leak che sono trapelati dal web, precisamente da Reddit, grazie all'utente Artex3, sull'attesissima modalità infetti, zombie, alieni, non si sa ancora bene, comunque sull'Operation Outbreak di Rainbow Six Siege, che uscirà con l'Operation Chimera, quindi la prima season del terzo anno. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento e condividere il video. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere se anche voi siete in trepida attesa di questa nuova modalità, misteriosa modalità raga, perché comunque sembra veramente tanto figa e oggi andremo a vedere veramente delle nuove informazioni molto molto interessanti. Partiamo subito con il tradurre quanto scritto dall'utente Artex3 su Reddit, che parte subito con una frase introduttiva che dice comunque che non entra nei dettagli, ma ecco qui cosa ha per noi, cosa ha da dirci per noi. Secondo questi rumor, quindi, nella modalità Outbreak avremo la possibilità di usare ben 3 nuove armi: un fucile assalto chiamato P0F9, un altro fucile assalto chiamato Sarich 308 e uno shotgun, quindi un fucile a pompa chiamato AA12. Per chi non conoscesse la AA12, ragazzi, piccola parentesi informativa, la AA12 era presente in Call of Duty Modern Warfare 2 ed è un fucile a pompa semiautomatico, quindi che spara a raffica. Questa è una piccola parentesi informativa, perché un'informazione in più non fa mai male per chi non la conoscesse. Aggiunge che ci sarà sicuramente di più nel futuro per la nuova modalità, è correntemente chiamata, internamente dice Fury, ed è giocabile in 2 varianti, campagna e dungeon. O dungeons, non so come si la pronuncia. Però non si sa esattamente ancora di cosa si tratta questa dungeon, quindi non si sa ancora cosa corrisponde, cosa ci permetterà di fare questa modalità dungeon. Ma dice e crede che servirà a creare partite personalizzate. C'è anche una nuova modalità PvP, quindi player versus player, che sarà chiamata Rinascita, Reborn. Ma non so esattamente se questa modalità sarà legata all'evento Outbreak. Alcuni riferimenti sembrano dire così, ma diciamo l'aggiunta di una nuova modalità PvP e di una PvE sembra troppo in effetti per una stagione sola. E soprattutto se questa è disponibile per un periodo limitato, perché infatti vi ricordo che l'Operation Outbreak sarà disponibile per ora, come detto diciamo da Ubisoft, solo per un periodo limitato, quindi di 3 o 4 settimane o forse per la stagione intera dell'Operation Chimera. Avremo la possibilità di giocare un minimo di 3 mappe, dice, aggiunge Artex, ma me ne aspetto altre, più giù poi capirete perché. Queste mappe si chiameranno Discarica, Ospedale e Resort. L'intelligenza artificiale, secondo il leak di 4chan, è simile a Left 4 Dead 2. Queste sono le tipologie di avversari presenti nei file. Qui abbiamo una serie di nomi, che probabilmente saranno dei mostri, forse, delle creature. Andremo a leggere questi nomi, appunto, che sono Grunt, che vuol dire grugnito, Rhino, che vuol dire ovviamente rinoceronte, Router, supporto, Critter, creatura, e Leader, il capo. E attenzione, perché qui abbiamo delle frasi veramente molto interessanti, perché probabilmente sono gli obiettivi, oppure gli step, che dovremmo fare passo passo durante la nostra partita in Operation Outbreak. Andiamo a leggerli insieme. Abbiamo intanto dei codici, CP00, P1, M01, e troviamo le scritte: trova la via d'uscita, raggiungi l'APC parte 2, difendi l'APC, esci dalla casa, raggiungi il tetto della casa e raggiungi il punto di estrazione. Queste frasi mi ricordano molto proprio l'easter egg su Call of Duty World War 2, sull'ultimo Reich, la parte semplificata, quindi la parte guidata. E non so, ragazzi, a me ricorda questo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Mi sembra molto molto interessante questo modo di giocare a step, obiettivi, come comunque è stato su Call of Duty. Quindi vedremo un po' di cosa si tratta. Andando avanti troviamo altri codici, che ovviamente per risparmiare tempo non vi andrò a leggere. Comunque possiamo leggere qualche frase inerente ad altre mappe, come per esempio entra nella stazione di polizia, raggiungi l'armeria, difendi la stessa, raggiungi il garage e difendi Inc. il garage. Di seguito l'utente aggiunge: da ciò che posso ottenere con queste poche stringhe di codici presenti, sembra che ci siano davvero degli alieni e si stia diffondendo un'infezione. Questo fienile, se così si può chiamare, sembra essere una specie di alveare degli infetti che devi evitare venga protetto mentre viene bombardato dagli aerei. Quindi probabilmente questo alveare, e il nostro obiettivo sarà distruggere questo alveare pieno di infetti che viene bombardato dagli aerei, e probabilmente verrà protetto da qualche ovviamente razza aliena che deve proteggere la sua stessa razza. Ovviamente probabilmente questo potrebbe essere una specie di obiettivo già immaginabile all'interno del gioco. Probabilmente ci saranno anche dei personaggi non giocabili, come un dottore o forse un rivenditore di auto che devi proteggere.
devi anche distruggere, qua si dice, dei coralli, che credo siano forse delle le spine presenti nelle ultime immagini ufficiali. Queste spine le abbiamo viste infatti nell'ultimo video che ho fatto appunto dell'Operation Outbreak. Se non l'avete visto, mi raccomando, andatelo a vedere. Infine Artex esprime il suo parere personale e dice: la mia teoria personale è che stanno usando l'evento per scopi di marketing, magari per sponsorizzare un nuovo franchise, un nuovo gioco, altrimenti non mi spiego perché aggiungerei alieni a un gioco sull'antiterrorismo. Uno dei ciondoli, una capsula spaziale, ha effettivamente la scritta marketing nel nome del file. Con questo ragazzi è tutto, spero che il video vi sia stato utile e interessante, soprattutto perché comunque abbiamo parlato di nuovi leak e nuovi rumor molto molto interessanti sull'operazione Outbreak, che vi ricordo uscirà intorno a marzo per la prima stagione del terzo anno dell'Operation Chimera. Quindi detto questo, lasciate un like, commentate, condividete il video. Qui da vostro Mr. Yuke è tutto, tanto bene per tutti e alla prossima, ciao!